oggi, stasera, qui a Milano, come lettore speciale di uno scrittore speciale, abbiamo Stefano Benni con noi, a cui dedicherei un applauso di ringraziamento. Allora, il vero assente presente è Kurt Vonnegut, che l'anno scorso ha compiuto 80 anni. È nato nel 1922 a Indianapolis, città di auto, che soltanto a dire Indianapolis vengono in mente si sente il rombare di motori. È nato a Indianapolis, ha fatto studi scientifici, ha studiato chimica e giovanissimo è stato richiamato alle armi per quel disgraziato episodio e lungo episodio che è la Seconda Guerra Mondiale. Fatto prigioniero dai tedeschi, si trovò a Dresda prigioniero e si trovò, lui americano, prigioniero dei tedeschi, a Dresda, quando Dresda subì uno dei più clamorosi e spaventosi bombardamenti da parte degli alleati. E si trovò nella condizione di quello che sta sotto, al risveglio di quest'incubo, a guardare che cosa era avvenuto di questo fuoco a tappeto sulla città. Un fuoco che per qualche verso fu molto più severo della bomba atomica di Hiroshima, almeno in quanto a vittime. Poi contate, le vittime contate furono in un primo tempo, si aggiravano intorno alle 37.000, poi ci fu un altro numero che arrivò, un numero intorno alle 150.000 persone, per poi assestarsi effettivamente intorno ai 100.000 morti. Ecco, perché cito questo? Perché non è soltanto il bombardamento di Dresda uno dei temi dell'opera di Vonnegut, ma un'ossessione, un tema fisso, una presenza fissa, un'immagine che ha continuato a durare nell'immaginazione dello scrittore e che ha continuato a produrre immagini, incubi e forse anche quella speciale scrittura che è di Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut che per molti hanno voluto assumere, diciamo così, all'interno di una generica, del genere inteso genericamente della fantascienza. In realtà lui ha sempre rifiutato questa denominazione, e in realtà la scrittura di Vonnegut è molto più complicata, anche il suo stesso rapporto col futuro, con l'anticipazione di mondi o di immagini del futuro. Diciamo che un'altra esperienza della vita di Vonnegut è stata importante e che dice molto poi della sua opera. Lavorò per un buon numero di anni alla General Electric e questo fu peraltro il motivo di ispirazione della sua prima opera, che si chiamava The Piano Players, se non ricordo male in originale. Kurt Vonnegut ha stabilito
nella sua opera un rapporto, ha fatto entrare nella sua opera un rapporto conflittuale, ironico, comico addirittura, ma anche drammatico e addirittura tragico, con la tecnologia. E questo è l'altro versante, la tecnologia di guerra e la tecnologia, tra virgolette, di pace. Questi due mondi sono entrati a fare il mondo della scrittura di Curlondri. Allora Feltrinelli, la casa editrice Feltrinelli, si avvia a ripubblicare in toto l'opera di Curlondri, che ha conosciuto un certo successo in Italia, ma che probabilmente ha bisogno ancora, come tutte le opere necessarie, come tutte le opere che hanno una prospettiva lunga, una scrittura che dura, hanno bisogno di vecchi e nuovi lettori. E forse per questo che appunto siamo qui a insieme celebrare e a sentire che cosa passa attraverso la scrittura di Curlondri. E con questo io lascerei la voce e la parola a Stefano Begni. Su Mattatoio numero 5, cioè il libro ispirato al bombardamento di Dresda, ha già parlato Alberto, e l'ha anche un po' spiegato. Io però comincio da un libro che si chiama Ghiaccio 9. Non è facile leggere dei brani di Vonnegut, perché lui ha un modo di intrecciare la trama. Nel pezzo ci sarà, che leggerò, c'è un gioco che si fa con le mani e la corda, lui lo chiama, è tradotto con ripiglino, non so come sia in inglese, di formare sempre delle nuove strutture, delle nuove, è uno scrittore che ama portarsi dietro molti personaggi senza però disperderli. Quindi un minimo su Ghiaccio 9 devo spiegare, è la storia di uno scrittore, posso leggere proprio la copertina, che decide di scrivere un libro sul giorno in cui è stata sganciata su Hiroshima la prima bomba atomica. Si intitola Il giorno in cui il mondo finì ed è centrato sull'idea di descrivere cosa stessero facendo alcuni scienziati nucleari nell'esatto momento della catastrofe. Ecco, c'è il padre di questa bomba atomica, si chiama Felix Honecker. Questo scrittore cerca di sapere qualcosa dai tre figli, e il primo pezzo che leggerò è proprio la risposta del primo figlio. Cosa faceva il tuo papà il giorno che, diciamo, la sua invenzione è caduta su Hiroshima? E Vonnegut è un grande inventore di religioni fantastiche, e quindi in questo libro io non svelo che cos'è il Ghiaccio 9, diciamo che è una deviazione della tecnologia che va in qualche modo a congelare tutto il mondo, nato come per aiutare i marini, finisce come arma che distrugge il mondo. E lo scrittore che scrive questo libro sulla fine del mondo è ispirato da una religione di un certo Bokonon, di cui non dico niente, se non che è una divinità molto simpatica e in nome della quale non si commettono massacri. Direi che è l'unico insieme a Manitou che conosco. Questa è la lettera con cui un figlio dello scienziato Henneken appunto risponde alla richiesta di informazioni dello scrittore. Newt rispose: mi spiace di aver tardato tanto a rispondere alla sua lettera, sembra molto interessante il libro a cui sta lavorando. Purtroppo quando fu sganciata la bomba io ero così piccolo che non credo di poterla essere di grande aiuto. Sarebbe meglio che chiedesse a mio fratello e a mia sorella, che sono entrambi più vecchi di me. Mia sorella è Mrs. Harrison Connors, 4918 North Meridian Street, Indianapolis, Indiana. Al momento questo è anche il mio recapito. Credo che Angela sarebbe felice di aiutarla. Nessuno sa dove sia mio fratello Frank. È scomparso 2 anni fa, subito dopo il funerale di papà,
e da allora non ha più dato notizie di sé. Per quel che ne sappiamo potrebbe anche essere morto. Io avevo solo 6 anni quando fu sganciata la bomba atomica su Hiroshima, per cui di quel giorno ricordo solo quello che altri mi hanno aiutato a ricordare. Ricordo che stavo giocando sulla moquette del soggiorno fuori dalla porta dello studio di mio padre, a Ilium, nello stato di New York. La porta era aperta e potevo vedere mio padre. Indossava il pigiama e un accappatoio. Fumava un sigaro e giocherellava con un pezzo di spago. Quel giorno papà rimase a casa dal laboratorio e restò in pigiama tutto il giorno. Restava a casa quando voleva. Papà, come immagino lei sappia, trascorse in pratica tutta la sua vita professionale lavorando per il laboratorio di ricerca della General Forge and Foundry a Ilium. Quando partì il progetto Manhattan, il progetto della bomba atomica, papà non voleva lasciare Ilium per lavorarci. Disse che non ci avrebbe lavorato affatto a meno che non gli permettessero di farlo dove voleva lui, il che per la maggior parte del tempo significava a casa sua. L'unico posto in cui gli piacesse andare fuori da Ilium era il nostro cottage a Cape Cod, e fu proprio a Cape Cod che morì la vigilia di Natale, immagino che lei sappia anche questo. Comunque, come dicevo, io stavo giocando sulla moquette fuori dal suo studio il giorno della bomba. Mia sorella Angela mi dice che a quel tempo giocavo per ore con dei motellini di camion facendo il rumore dei motori, un rom 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 ininterrotto. Quindi immagino che stessi facendo rom rom il giorno della bomba e papà era nel suo studio e giocava con un pezzo di spago. Si dà il caso che io sappia da dove veniva il pezzo di spago con il quale stava giocando. Forse può infilare questo dettaglio da qualche parte nel libro. Papà aveva tolto lo spago dal manoscritto di un romanzo che gli aveva spedito un uomo dal carcere. Il romanzo parlava della fine del mondo nell'anno 2000 e si intitolava 2000 d.C. Raccontava di un gruppo di scienziati pazzi che costruivano una bomba terrificante che spazzava via il mondo intero. C'era una grande orgia. Quando tutti scoprivano che il mondo stava per finire, si abbandonarono a un'orgia colossale. Poi, 10 secondi prima che la bomba esplodesse, appariva Gesù Cristo in persona. Il nome dell'autore era Mervyn Sharp Holderness e nella lettera di accompagnamento al manoscritto questo signore diceva a papà di essere in carcere per aver ucciso il proprio fratello. Aveva spedito il manoscritto a papà perché non sapeva bene che tipo di esplosivo mettere nella bomba e pensava che forse papà potesse dargli dei suggerimenti. Con questo non voglio dire di aver letto il manoscritto quando avevo 6 anni. Rimasi in giro per casa a lungo. Mio fratello Frank ne aveva fatto una sua proprietà personale per via delle parti oscene. Frank lo teneva nascosto in quella che chiamava la sua cassaforte a muro, in camera sua. In realtà non era una cassaforte, ma solo una vecchia canna fumaria chiusa da un coperchio di latta. Frank e io avremmo letto la parte dell'orgia almeno 1000 volte da ragazzi. Ci tenemmo il libro per anni, poi un bel giorno mia sorella Angela lo trovò, lo lesse, disse che era una porcheria disgustosa, lo bruciò con lo spago e tutto. Angela aveva fatto da mamma a Frank e a me perché la nostra vera madre era morta nel mettermi al mondo. Mio padre non lesse mai il libro, ne sono praticamente sicuro. Non credo abbia mai letto un romanzo in vita sua, nemmeno un racconto, almeno non da quando era bambino. Non leggeva la posta, neanche riviste o giornali. Immagino leggesse un sacco di riviste specializzate, ma a dir la verità non ricordo di avergli mai visto leggere niente. Come ho detto, l'unica cosa che gli interessava di quel manoscritto era lo spago. Lui era fatto così. Nessuno poteva prevedere cosa poteva suscitare il suo interesse. Il giorno della bomba era lo spago. Le è mai capitato di leggere il discorso che fece papà quando ritirò il premio Nobel? È tutto qui. Signore e signori, se mi trovo davanti a voi adesso è perché non ho mai smesso di gingillarmi come un bambino di 8 anni che sta andando a scuola in un mattino di primavera. Qualunque cosa può farmi fermare per guardare e meravigliarmi e talvolta imparare. Sono un uomo molto felice. Vi ringrazio. Comunque papà guardò quel pezzo di spago per un momento, poi le sue dita incominciarono a giocarci. Le sue dita si misero a giocare a ripiglino, creando la figura chiamata la cesta del gatto. Non so dove papà avesse imparato quel gioco, da suo padre forse. Suo padre faceva il sardo, capisce, quindi dovevano esserci fili e spaghi dappertutto quando papà era bambino.
Quella cesta del gatto fu la cosa che vidi fare a mio padre più vicina a ciò che la gente comune chiama un gioco. Lui non aveva il benché minimo interesse per i passatempi, i giochi e le regole inventati da altri. In un album di ritagli di giornale che mia sorella Angela raccoglieva, c'era un articolo del Time dove qualcuno chiedeva a papà che giochi facesse per rilassarsi. E lui rispondeva: perché dovrei perdere tempo con i giochi inventati quando ce ne sono tanti veri dappertutto? Probabilmente restò sorpreso quando riuscì a fare la cesta del gatto con lo spago e forse si ricordò della sua infanzia. Comunque sia, tutt'a un tratto uscì dal suo studio e fece una cosa che non aveva mai fatto. Si mise a giocare con me. Non solo non aveva mai giocato con me, ma non mi aveva mai rivolto la parola praticamente. Ma quella volta si inginocchiò sulla moquette accanto a me, mi mostrò i denti e mi sventolò sotto il naso quel groviglio di spago. «Vedi? Vedi, vedi?» mi chiese. «Ecco la cesta del gatto! La vedi la cesta del gatto? Vedi dove dorme il bel micino? Miau, miau!» I suoi pori sembravano grossi come crateri lunari. Le sue orecchie e le sue narici erano imbottite di peli. Il fumo del sigaro lo faceva puzzare come la bocca dell'inferno. Così da vicino mio padre è la cosa più brutta che avessi mai visto. Me lo sogno ancora adesso. E poi si mise a cantare. Dondola, dondola, bel gattino, lassù nella tua cesta, cantò. E quando soffia il vento, dondolerà il cestino. Ma se si spezza il ramo, la cesta viene giù e con la cesta, micio, cascherai giù anche tu. Scoppiai a piangere. Saltai su come una molla, corsi fuori di casa a tutta velocità. Devo chiudere a questo punto, sono le 2 di notte, il mio compagno di stanza si è appena svegliato e si è lamentato per il rumore della macchina da scrivere. E 2 pezzettini brevissimi e sono la presentazione della religione di Bocconon. Questo pezzo si chiama Come Sant'Agostino. Bocconon, appresi dal libro di Kestel, era nato nel 1891. Era un negro nato episcopale e suddito britannico nell'isola di Tobago. Era stato battezzato Lionel Boyd Johnson. Era il più piccolo di 6 figli, nati in una ricca famiglia. La ricchezza della famiglia derivava dal ritrovamento da parte del nonno di Bocconon di un tesoro sepolto dai pirati del valore di $250.000, presumibilmente un tesoro del pirata Barbanera, alias Idwell Teach. Il tesoro del pirata Barbanera fu investito dalla famiglia di Bocconon in asfalto, copra, cacao, bestiame e pollame. Il giovane Lionel Boy Johnson fu educato nelle scuole episcopali. Fu un bravo studente, interessato soprattutto ai riti religiosi. Tuttavia, in gioventù, a dispetto di tutto il suo interesse per i simboli esteriori della religione, sembra sia stato un amante della bisboccia, perché ci invita a cantare con lui nel suo 14° calipso. Signori miei, quando ero ragazzo ero assai negro e anche un po' pazzo. Alle ragazze io davo la caccia e mi piaceva fare bisboccia. Sant'Agostino, anche lui da ragazzo, gozzovigliava, era un po' pazzo. Sant'Agostino, che un giorno fu stanco, si ricredette e si fece santo. Se capitasse anche a me questa manna, non mi svenire, ti prego, mamma. Ecco, questo è un po' come... Il finale, brevissimo fine, è abbastanza triste, perché poi bisogna sapere cosa succede con questa cosa del ghiaccio a 9. Era seduto su un masso, era scalzo, aveva i piedi coperti dalla brina del ghiaccio 9. Il suo unico indumento era un compriletto bianco con nappe azzurre. Le nappe formavano la scritta Casa Mona. Non si curò del nostro arrivo. In una mano teneva una matita, nell'altra un pezzo di carta. Bocconon? Sì? Posso chiederle a cosa sta pensando? Sto pensando, giovanotto, alla frase conclusiva dei libri di Bocconon. È giunto il momento di scrivere la chiusa. E come sta venendo? Fece spallucce e mi porse il pezzo di carta. E questo è quanto lessi. Se fossi più giovane, scriverei una storia della stupidità umana, scalerei la vetta del Monte McCabe e mi sdraierei sulla schiena con la mia storia per cuscino.
che raccoglierei da terra un po' di quel veleno bianco-azzurro che trasforma gli uomini in statue e trasformerei in una statua anche me stesso, sdraiato sul dorso, con un ghigno orrendo e il pollice sul naso, a fare amaramelo a tu sai chi. E così si chiude gli Asso 9. E passiamo a mattatoio numero 5. E questo è l'inizio, prima del bombardamento di Dresda, quando Vonnegut viene preso prigioniero. Come specialista in punti culminanti, brividi, caratterizzazione, dialoghi, suspense e confronti, avevo abbozzato diverse volte la storia di Dresda. La vostra migliore, almeno il più carino, lo feci sul rovescio di un rotolo di carta da parati. Usai i pastelli di mia figlia, un colore diverso per ogni personaggio. Un capo del rotolo rappresentava l'inizio della storia, l'altro capo la fine, poi c'era la parte di mezzo che era la parte di mezzo. E la riga azzurra incrociava la riga rossa e poi quella gialla, la riga gialla si fermava perché il personaggio rappresentato dalla riga gialla era morto e così via. La distruzione di Dresda era rappresentata da una striscia verticale tratteggiata arancione e tutte le righe ancora vive ci passavano attraverso e uscivano dall'altra parte. La fine, dove tutte le righe si fermavano, era un campo di barbabietole sull'Elba, alla periferia di Hull. Pioveva. La guerra in Europa era finita da un paio di settimane. Noi eravamo schierati con i soldati russi che facevano la guardia, inglesi, americani, olandesi, belgi, francesi, canadesi, sudafricani, neozelandesi, australiani, migliaia di uomini che tra poco non sarebbero più stati prigionieri di guerra. E sull'altro lato del campo stavano migliaia di russi, polacchi, jugoslavi e così via, sorvegliati da soldati americani. Venne effettuato uno scambio sotto la pioggia, un prigioniero alla volta. Oare e io montammo sul cassone di un camion americano con un sacco d'altri. Oare non aveva ricordini, gli altri ne avevano quasi tutti. Io avevo una sciabola da parata della Luftwaffe, che conservo ancora. L'americanino rabbioso, che in questo libro chiamo Paul Lazzaro, aveva circa un chilo tra diamanti, smeraldi, rubini e così via. Li aveva tolti ai cadaveri nei sotterranei di Dresda. Così va la vita. Un inglese dall'aria idiota, che aveva perso tutti i denti, teneva il suo souvenir in una sacca di tela che mi aveva posato sui piedi. Ogni tanto ci sbirciava dentro e girava gli occhi e il collo magro, sperando di sorprendere qualcuno nell'atto di guardare avidamente dentro la sua sacca, che mi faceva rimbalzare sui piedi. Io credevo che questo rimbalzare fosse accidentale, invece mi sbagliavo. Lui doveva mostrare a qualcuno cosa c'era nella sacca e aveva deciso che di me poteva fidarsi. Colse il mio sguardo, ammiccò e aprì la sacca. C'era dentro un modellino in gesso della Torre Eiffel. Era dorata e aveva incastonato un orologio. Forte, vero? Disse. E ci spedirono in aereo, in un campo di riposo in Francia, dove ci riempirono di frappè alla cioccolata e altre leccornie finché non fummo tutti piuttosto grassottelli. Poi ci mandarono a casa, là io sposai una bella ragazza, grassottella pure lei, avevo dei bambini, ora i bambini sono diventati grandi, io sono un vecchio rudere con il suo bacaglio di ricordi e di polmo. Mi chiamo John Johnson e sto nel Wisconsin a sgobbare in segheria. A volte nel cuore della notte, dopo che mia moglie è andata a letto, cerco di mettermi in contatto con qualche vecchia amica. Centralino, vorrei sapere se potrebbe darmi il numero della signora tal dei tali, credo che stia nel tal posto. Mi spiace signore, non abbiamo un elenco di questo genere. Grazie centralino, grazie lo stesso. Allora lascio uscire il cane o lo lascio entrare e parliamo un po'. Io gli faccio capire che mi piace e lui mi fa capire che gli piaccio. Lui non bada all'odore di iprite e rose. Sei in gamba Sandy, dico al cane. Lo sai Sandy? Sei ok. A volte accendo la radio, ascolto un programma di Boston, di New York, che però non sia di musica. Quando ho bevuto non sopporto la musica registrata. Prima o poi vado a letto e mia moglie mi chiede che ora è. Lei ha sempre bisogno di sapere l'ora. Certe volte non lo so e dico, vatte alla pesca. Certe volte penso ai miei studi. Per un po', dopo la Seconda Guerra Mondiale, frequentai l'Università di Chicago. Ero iscritto alla Facoltà di Antropologia. A quell'epoca insegnavano che tra gli esseri umani non c'era proprio nessuna differenza.
può darsi che lo insegnino ancora oggi. Un'altra cosa che insegnavano era che nessuno era ridicolo o cattivo o disgustoso. Poco prima di morire mio padre mi disse: sai, tu non hai mai scritto un racconto in cui ci fosse un cattivo. Gli dissi che questa era una delle cose che avevo imparato all'università dopo la guerra. Ecco, naturalmente questo ho detto prima, che è prima del bombardamento di Dresda, no, è dopo, quando ormai c'è l'armistizio. E questi ultimi due pezzi che leggo invece sono quelli forse più drammatici, finali del libro, in cui viene descritto l'effetto del bombardamento su Dresda. Billy pensò intensamente all'effetto che il quartetto aveva avuto su di lui e scoprì che c'era un collegamento con un'esperienza che aveva fatto molto tempo prima. Non viaggiò nel tempo sino a rivivere quell'esperienza, la ricordò vagamente così. Lui era già nel deposito della carne, la notte che Dresda venne distrutta. Sopra si sentivano come dei passi di gigante, erano grappoli di bombe a alto potenziale che cadevano e i giganti non la smettevano più di camminare. Il deposito della carne era un rifugio sicurissimo. Là sotto cadeva solo di tanto in tanto una pioggia di polvere d'intonaco. C'erano gli americani, quattro delle loro guardie, alcune carcasse di animali e nessun altro. Le altre guardie, prima che cominciasse il bombardamento, erano tornate al calduccio, alle loro case, a Dresda. Sarebbero rimaste tutte uccise insieme alle loro famiglie. Così va la vita. Anche le ragazze che Billy aveva visto nude stavano morendo in un rifugio molto meno solido, in un altro punto del macello. Così va la vita. Ogni tanto una guardia andava in cima alle scale a vedere cosa stava succedendo là fuori, poi tornava giù e bisbigliava qualcosa alle altre. C'erano degli incendi fuori, Dresda era tutta una sola grande fiammata. Quell'unica fiammata stava divorando ogni sostanza organica, ogni cosa capace di bruciare. Non fu prudente uscire dal rifugio fino a mezzogiorno dell'indomani. Quando gli americani e le loro guardie vennero fuori, il cielo era nero di fumo, il sole era una capocchia di spillo. Dresda ormai era come la luna, nient'altro che minerali. I sassi scottavano e nei dintorni erano tutti morti. Così va la vita. Le guardie si strinsero istintivamente le une alle altre, rotellando gli occhi. Passavano da un'espressione all'altra e non dicevano niente, pur aprendo continuamente la bocca, formavano anche loro una specie di quartetto vocale, ma muto. Addio per sempre, ragazze e vecchi amici avrebbero potuto cantare. Addio per sempre, compagni, innamorate. Dio vi benedica. Raccontami una storia, disse un giorno Montana Wilda a Billy Pigri nello zoo trafalmadoriano. Erano a letto fianco a fianco ed erano soli, la cupola era coperta dalla calotta. Montana era incinta di 6 mesi, grossa e rosea, e di tanto in tanto chiedeva pigramente a Billy dei piccoli favori. Non poteva mandarlo fuori a prendere un gelato, delle fragole, dato che fuori dalla cupola l'atmosfera era satura di cianuro, e le fragole e il gelato più vicini erano a milioni di anni luce di distanza. Poteva mandarla a aprire il frigorifero con l'immagine della coppia sul tandem, o poteva sussurrargli, come adesso: raccontami una storia, Billy. Dresda venne distrutta la notte del 13 febbraio 1945, cominciò Billy Pigri. Noi uscimmo dal nostro rifugio il giorno dopo. Raccontò Montana delle quattro guardie, che nel loro stupore e nella loro angoscia sembravano un quartetto vocale di dilettanti. Le parlò del macello con tutti i pali di cinta spariti, con i tetti e le finestre andati. Le disse di aver visto qua e là dei piccoli ceppi carbonizzati. Erano le persone rimaste intrappolate nell'incendio. Così va la vita. Billy le disse cos'era accaduto agli edifici che prima formavano come una scogliera intorno al macello. Erano crollati, il legno si era consumato, le pietre erano cadute e si erano ammucchiate l'una sull'altra fino a formare delle dune basse e graziose. Era come sulla luna, disse Billy Pigri. Le guardie ordinarono agli americani di mettersi in fila per quattro, gli uomini obbedirono. Li fecero marciare di nuovo verso la porcilaia, dove erano vissuti fino allora. I muri erano ancora in piedi, ma le finestre e il tetto erano crollati e dentro non c'era altro che cenere e grumi di vetro fuso.
A questo punto ci si rese conto che non c'erano più né cibo né acqua e che i sopravvissuti, se volevano continuare a sopravvivere, dovevano mettersi a camminare sulla superficie lunare, scavalcando una duna dopo l'altra, cosa che fecero. Le dune erano lisce solo da lontano. Quelli che vi si arrampicarono impararono che erano cose frastigliate e infide, calde al tocco, spesso instabili, pronte, quando venivano smosse certe rocce particolarmente voluminose, a sfaldarsi ulteriormente, a formare dune più basse e più solide. Mentre la spedizione attraversava la luna, nessuno parlò molto, non c'era niente da dire. Una cosa era chiara: in città dovevano essere morti proprio tutti, e se c'era ancora qualche anima viva, rappresentava un'incrinatura in questa immagine. Sulla luna non doveva esserci proprio nessun altro abitante. Dei caccia americani scesero in picchiata sotto il fumo per vedere se qualcosa si muoveva. Videro Billy e gli altri e li spruzzarono di proiettili di mitragliatrice, ma li mancarono. Poi videro altre persone che si muovevano lungo la riva del fiume e spararono anche a loro. Ne colpirono alcune. Così va la vita. L'idea era questa: affrettare la fine della guerra. La storia di Billy finiva molto curiosamente in un sobborgo che non era stato toccato dal fuoco e dalle esplosioni. Al tramonto le guardie e gli americani giunsero a una locanda. Dentro c'erano delle candele accese. Da basso il fuoco ardeva in tre caminetti. C'erano tavole e sedie vuoti che aspettavano che venisse qualcuno e di sopra dei letti vuoti con le coperte piegate. C'erano un locandiere cieco, la moglie che ci vedeva e faceva la cuoca, e le loro due giovani figlie che lavoravano nella locanda come cameriere. Questa gente sapeva che Dresden non c'era più. Quelli della famiglia che ci vedevano l'avevano vista bruciare a lungo e si rendevano conto di essere ora ai margini di un deserto. Eppure avevano aperto ugualmente. Avevano lucidato i bicchieri, caricato gli orologi, acceso il fuoco e avevano seguitato ad aspettare che arrivasse qualcuno. Non ci fu un grande afflusso di profughi da Dresden. Gli orologi ticchettavano, il fuoco crepitava, le candele trasparenti giocolavano. E poi qualcuno bussò alla porta e entrarono 4 guardie e 100 prigionieri di guerra americani. Il locandiere domandò alle guardie se venivano dalla città. Sì, sta arrivando altra gente? Le guardie dissero che lungo il difficile percorso che avevano seguito non avevano visto anima viva. Il locandiere cieco disse che per quella notte gli americani avrebbero potuto dormire nella stalla e diede loro della minestra, del surrogato di caffè e un po' di birra. Poi si avvicinò alla stalla per ascoltare, mentre i prigionieri si accucciavano sulla paglia. «Buonanotte, americani», disse in tedesco. «Dormite bene». E l'ultimo pezzo che leggo è proprio il finale del libro, la fine di Mattatoio numero 5. 2 sere fa hanno sparato a Robert Kennedy, la cui residenza estiva si trova a 12 km dalla casa dove io vivo tutto l'anno. È morto ieri notte. Così va la vita. Un mese fa hanno sparato a Martin Luther King. È morto anche lui. Così va la vita. E ogni giorno il governo del mio paese mi comunica il numero dei cadaveri prodotti dalla scienza militare nel Vietnam. Così va la vita. Mio padre è morto già da molti anni, di morte naturale. Così va la vita. Era un uomo dolce, era anche un fanatico di armi. Mi ha lasciato le sue armi. Si stanno arrugginendo. Su Trafalmador, dice Pili Pili, non c'è molto interesse per Gesù Cristo. La figura terrestre che più colpisce i trafalmandoriani, dice lui, è quella di Charles Darwin, che insegnò che chi muore deve morire e che i cadaveri sono un miglioramento. Così va la vita. La stessa idea è espressa nel tabellone di Kilgore Trout. Gli equipaggi dei dischi volanti che catturano i suoi eroi gli credono di Darwin, gli chiedono anche del gioco del golf. Se è vero quello che Billy Pilgrim ha imparato dai trafalmandoriani, e cioè che noi tutti vivremo in eterno, indipendentemente dal fatto che ogni tanto possiamo sembrare morti, non ne sono poi così felice.
Comunque, se devo passare l'eternità visitando ora questo e ora quel momento, sono grato che tanti di questi momenti siano belli. Uno dei più belli degli ultimi tempi è stato quando sono tornato a Dresda col mio vecchio commilitone O'Hare. Prendemmo un aereo delle Avioline Ungheresi a Berlino Est. Il pilota aveva un paio di baffetti, somigliava a Adolf Menjou. Mentre rifornivano l'aereo di carburante, fumava un sigaro cubano. Quando decollammo, nessuno parlò di allacciarsi le cinture di sicurezza. Quando fummo alti nel cielo, un giovane steward ci servì pane di segale, salame, burro, formaggio e vino bianco. Il tavolino pieghevole davanti a me non si apriva. Lo steward andò nella cabina a prendere un arnese per aprirlo e tornò con un apriscatole. Lo usò per estrarre il tavolino. C'erano solo altri 6 passeggeri. Parlavano lingue diverse. Anche loro se la stavano passando bene. La Germania orientale era lì sotto e le luci erano accese. Immaginai di sganciare quelle bombe su quelle luci, su quei villaggi, quelle città e quei paesi. O'Hare e io non avevamo mai pensato che avremmo fatto i soldi. E ora eccoci qua, sistemati molto bene. Se capiti a Cody, nel Wyoming, gli dissi impegnatamente, chiedi di me, Bob il Duro. O'Hare aveva con sé un taccuino e sul dorso del taccuino c'erano le tariffe postali, le distanze aeree, l'altezza di montagne famose e altri dati importanti. Stava cercando la popolazione di Dresda, che nel taccuino non c'era, quando si imbatté in questo brano che mi fece leggere. Ogni giorno nascono in media 324.000 bambini. Lo stesso giorno muoiono in media, di fame o per malnutrizione, 10.000 persone. Così va la vita. In più 123.000 persone muoiono per altre cause. Così va la vita. Questo ci lascia un attivo di circa 191.000 persone al giorno. Il Population Reference Bureau prevede che prima dell'anno 2000 la popolazione totale della Terra, raddoppiandosi, arriverà a 7 miliardi di unità. Immagino che tutti vorranno avere la loro dignità, dissi. Credo anch'io, disse O'Hare. Anche Billy Pilgrim nel frattempo stava tornando a Dresda, ma non nel presente. Stava tornando alla Dresda del 1945, 2 giorni dopo la distruzione della città. Ora Billy e gli altri marciavano tra le rovine, sorvegliati dalle loro guardie. E c'ero anch'io. C'era anche O'Hare. Avevamo passato 2 notti nella stalla del locandiere cieco. Le autorità ci avevano trovato là. Ci dissero cosa dovevamo fare. Dovevamo farci prestare picconi, badili, piedi di porco e carriole e dirigerci verso questo o quel posto tra le rovine, pronti a metterci al lavoro. Sulle strade principali che portavano alle rovine c'erano dei posti di blocco. I tedeschi dovevano fermarsi lì. Loro non erano autorizzati a esplorare la luna. Quella mattina in vari angoli di Dresda affluirono prigionieri di guerra di diversi paesi. Erano stati scelti i posti dove si doveva cominciare a scavare per trovare i cadaveri. E gli scavi cominciarono. Billy si trovò accoppiato a un Maori che era stato fatto prigioniero a Tobruk. Il Maori era color cioccolata, sulla fronte e sulle guance aveva dei tatuaggi che sembravano dei vortici. Billy e il Maori si mirarono a scavare nella ghiaia inerte e poco promettente della luna. Era un materiale franoso e c'erano di continuo delle piccole valanghe. Vennero scavate subito molte buche e nessuno sapeva cosa si sarebbe trovato. La maggior parte delle buche non serviva a niente, si arrivava all'asfalto o a macigni così grossi che era impossibile spostarli. Non c'erano mezzi meccanici, né cavalli, né muli, né buoi potevano attraversare la superficie lunare. Billy e il Maori e gli altri, ciascuno scavando la sua buca, arrivarono finalmente a una rete di travi collegate sopra rocce che si erano incuneate le une le altre fino a formare una specie di cupola. Aprirono un varco nella rete, sotto c'era buio e spazio vuoto. Un soldato tedesco si calò con una pila e non risalì per un pezzo. Quando finalmente tornò su, disse un superiore sull'oro della fossa che là sotto c'erano dozzine di corpi. Erano seduti sulle panche. Così va la vita. Il superiore disse che bisognava allargare l'apertura e infilarvi una scala per poter estrarre i corpi. Così cominciò a funzionare la prima miniera di cadaveri di Dresda. Furono aperte qua e là centinaia di miniere di cadaveri. In principio non puzzavano, erano musei delle cere. Ma poi i corpi cominciarono a corrompersi, a liquefarsi, e c'era un odore di iprite e di rose. Così va la vita.
il maori che era con Billy morì ucciso dai conati di vomito, dopo che gli ebbero ordinato di scendere in quella puzza a lavorare. I conati di vomito lo fecero a pezzi, così va la vita. Per questo si ideò una nuova tecnica. Non li tiravano più fuori i corpi, li cremavano i soldati con i lanciafiamme, là dove erano. I soldati restavano fuori dai rifugi, dentro i quali facevano entrare il fuoco. Da quelle parti, il povero vecchio professore di liceo, Edgar Derby, fu sorpreso con in mano una teiera che aveva raccolto nelle catacombe. Venne arrestato per saccheggio, fu processato e fucilato. Così va la vita. E poi venne la primavera. Le miniere di cadaveri furono chiuse, tutti i soldati andarono a combattere i russi. Nei sobborghi le donne e i bambini scavavano trincee. Billy e gli altri del suo gruppo furono rinchiusi in una stalla e una mattina si alzarono e scoprirono che la porta era aperta. La seconda guerra mondiale era finita. Billy e gli altri uscirono nella strada ombreggiata. Gli alberi stavano mettendo le foglie. Là fuori non c'era nulla, non c'era alcun genere di traffico. C'era solo un veicolo, un carro abbandonato con due cavalli. Il carro era verde e a forma di bara. Gli uccelli parlavano e un uccello disse a Billy Pilgrim: "Putui!" E questo è il finale di una sconfitta. Grazie.